Cari amici, eccoci qui, nonostante il tempo sia buono, ma capita a volte di essere in giornata e no, quindi, ma nonostante tutto, andiamo con i risultati e recensione di NXT, anche se penso magari di vederlo dopo aver fatto il video. Comunque, novità sulla card del takeover, il primo storico takeover in 2 serate. Come diciamo, premier opener della puntata c'è cioè l'arrivo di Adam Cole nell'arena. Poi ad aprire, per quanto riguarda i match, la serata tag team femminile Dakota Kai e Raquel Gonzalez che battono Yoshi Rai e Tony Starks. La Gonzalez si è preso lo schieramento vincente sulla di Yoshirai Tony Starks. Dopo il match la Kai e la Gonzalez riescono ad attaccare la campionessa. Roderick Strong offre aiuto a Kyle O'Reilly, ma O'Reilly dice che non ne ha bisogno e che è una cosa tra lui e Adam Cole. Strong ne ha abbastanza di entrambi e se ne va arrabbiato. Bronson Reed sconfigge la Knight, quest'ultimo cade dopo solo una vittoria. Vedremo come proseguirà la storia. Karrion Kross batte Oney Lorcan e nel post-match si dirige nei confronti di Finn Balor. Quest'ultimo non ne vuole sentire troppe ed interrompe Karrion. I due hanno un face-to-face dopo un bel promo. Jordan Devlin e Kushida si scaldano in vista del match della puntata stessa. I due eseguono dei promo a distanza di alcuni segmenti l'uno dall'altro, però nessuno dei due sembra poter perdere. Il massimo campione UK, Walter, batte Drave Maverick per lo stop dell'arbitro. Dopo la contesa arriva Tommaso Ciampa che gli chiede un match per il massimo titolo britannico e Walter accetta a modo suo attaccandolo. Johnny Gargano infastidito da come verrà deciso il suo avversario per il prossimo takeover, ovvero una Battle Royale a 12 uomini, i 6 rimasti si giocheranno lo status di contendente numero 1 in un gauntlet match. Shotzi Blackheart e Ember Moon battono e difendono con successo le cinture tag team femminile battendo Aliyah e Mercedes Martinez. Cameron Grimes cerca di comprarsi la proprietà intellettuale dell'Undisputed Era da Roderick Strong, ma ovviamente Roderick rifiuta. Jordan Devlin batte Kushida. Dopo il match arriva Santos Escobar e arriva anche Shawn Michaels. Shawn Michaels prende una scala, la mette in mezzo al ring e suggerisce che l'unificazione del titolo dei pesi leggeri venga fatta in un match con le scale. E a conclusione si firma Adam Cole e Kyle O'Reilly hanno firmato il loro contratto e si batteranno al prossimo takeover. I due poi arrivano molto vicini l'uno dall'altro, di conseguenza sembra che sia davvero uno scontro senza precedenti. Quindi a questo punto andiamo a dare uno sguardo a quella che è la card attuale delle 2 serate. Partendo da mercoledì 7 con il massimo match, cioè con il titolo con il massimo titolo femminile Yoshirai contro Raquel Gonzalez con l'assistenza di Dakota Kai. Poi match per il massimo allure di NXT UK Walter contro Tommaso Ciampa. Triple Threat Tag Team per i titoli vacanti di coppia maschile perché uno dei due membri tra Lorcan e Burch, però credo Burch si sia infortunato nelle scorse settimane.
e i protagonisti saranno i Grizzly, The Young Veterans, James Drake e Zach Gibson, Liam S.K., Nash Carter e Wes Lee, contro Legado del Fantasma, Joaquin Wilder e Raul Mendoza. E poi Gauntlet Match per determinare il contendente numero uno per il titolo nordamericano di Johnny Gargano la sera dopo. E giovedì 8 ci saranno invece il match con il massimo titolo di NXT maschile Finn Balor contro Karrion Kross con l'assistenza di Scarlett Bordeaux. Johnny Gargano che appunto si batterà contro il vincitore del Gauntlet Match, poi appunto Ladder Match, match con le scale per decretare il titolo indiscusso dei pesi leggeri di NXT tra Jordan Devlin e Santos Escobar, e match senza sanzioni, un sanctioned match tra Adam Cole e Kyle O'Reilly. Quindi in pratica abbiamo 4 al mercoledì e 4 al giovedì, quindi totale 8. Vedremo nel caso se arriverà a 9 o a 10. Io vi ringrazio, ho detto scusate, ma capita la giornata a volte un po' sottotono. Quindi noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Speriamo in bene per l'Italia, prima squadra questa sera. Che dire, mi trovate come sempre qui su Facebook. Alla prossima, grazie a voi tutti. Ciao.